Buonasera amici di Passion for Fun, questa volta siamo qui da Akira Ramen di Akira Yoshida, quindi buonasera Akira. Ciao, buonasera a tutti. E grazie di averci invitato. Grazie a voi che siete venuti. Allora Akira, io volevo fare un paio di battute con te, però volevo partire un po' dall'inizio, dagli albori. Quindi noi sappiamo che tu sei uno sportivo e sei appassionato di calcio, e sei stato un calciatore e hai fondato anche Calcio Fantastico 2008. Parlaci di questa tua passione e di come poi si è trasformata in Akira Ramen, cioè da cosa parte Akira Ramen? Allora, intanto parte, diciamo, la mia avventura in Italia è partita nel 2003, quando avevo 17 anni. Sono venuto qui in Italia da solo, attraverso un agente all'epoca, diciamo, mi ha voluto portare qui in Italia per far diventare un calciatore. E da lì purtroppo è successo delle diverse cose e lui se ne andò. Sono rimasto da solo, ho continuato a vivere da solo, diciamo, pienamente quella vita. All'epoca non conoscevo nulla dell'Italia, solamente sono venuto qui a giocare a calcio. E quindi niente, da lì è nato, diciamo, è partito, diciamo, mia avventura in Italia. E niente, quindi ho cominciato, diciamo, a lavorare nel settore di calcio, di portare questi ragazzi giapponesi a fare esperienza calcistica in Italia. E poi apro un negozio di moda in Giappone, proprio al centro di Tokyo, portando, diciamo, a questa Shibuya, portando questa cultura italiana di moda in Giappone, che, diciamo, sempre la moda italiana è amata da tutti i giapponesi. E quindi sono andato avanti, diciamo, facendo questo, il ponte tra due paesi. E poi da lì, quando avevo 28 anni, è nato questo discorso di aprire ristorante, perché a Roma all'epoca comunque non trovavo nulla di ristorante, quello vero, che preparavano dei street food giapponese, quello che proprio esce, no, un po' di fumetti, manga, sì, di anime. E da lì è nato il discorso con dei miei ex partner, che ormai, perché sono diventato in questo momento unico socio, quindi mi sforzo di fare tutto da solo. E da lì è nato questo discorso di aprire un primo ramen bar a Roma, proprio al centro di Ostiense, che sarebbe polo di food, ormai è diventato un, diciamo, questo polo di food romano. Sì, sì, come no, certo, sono molti ristoranti di food. Insomma, tutto questo è nato perché dal ponte tra ramen. Volevi mangiare ramen in Italia e volevi far conoscere ramen in Italia. Sì. E io ti ho anche detto, al di là dei microfoni, che il tuo ramen, io sono stato in Giappone 6 volte, e il tuo ramen è l'unico ramen che mi ricorda il Giappone. È vero, c'è proprio il Giappone dentro, eh? Diciamo la nostra, quella vera ricetta, abbiamo portato una vera ricetta, perché se dovevo fare io, o magari dovevo fare comunque sia da un giapponese, deve essere fatto in una certa maniera. Certo. Che non possiamo portare una cultura magari o sbagliata o no, certo. Questo deve essere, infatti, nostra missione, il nostro un slogan, proprio non vi serviamo solo cibo, ma anche storia e tradizione. Certo. Quindi proprio questo abbiamo voluto, proprio seguire la nostra tradizione. E ti devo dire che ci riesci perfettamente, veramente. Fino adesso, diciamo, grazie ai ragazzi, bravi. La seconda domanda che volevo porti, Akira, è: cosa pensi degli italiani e della nostra cucina? Allora, se parliamo degli italiani, sicuramente sono già, diciamo, quando sono venuto qui, quando avevo 17 anni, che ero da solo, che non capivo niente di italiano, non conoscevo nulla di italiani, mi hanno accolto in una maniera veramente fantastico, quindi ovviamente ci sono stati, nel mondo di, purtroppo, il calcio, ci sono tanti, no, tante cose che alla fine, certo, che non gradevoli, certo, che ci dicono, ci dicevano, però alla fine, diciamo, tutto sommato sono stati tutti gentili, fantastici, quindi quello assolutamente non... E poi per i giapponesi, italiani sempre ben allegri, quindi come immaginavo da piccolo li sono stati. Ti sei trovato quello che immaginavo? Sì, 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 sì. E invece, diciamo, la cucina italiana somiglia molto a quello giapponese, ma non del fatto del gusto, ma semplicemente che rispetta molto a, diciamo, le materie prime, e anche del gusto del prodotto proprio, no? Materie prime, e questo sicuramente, o italiano o giapponese, comunque si somigliano tanto del concetto proprio della cucina. Di esaltare i sapori, sì, tutto, vero? Sono nella semplicità, c'è tanta... Che nella semplicità c'è tanta complicazione, e certo, tutte e due cucine cercano di quello, no? Certo. E poi di arrivare a quello, diciamo, al risultato perfetto. Risultato, quello perfetto, sì, sì. Ok.
Quale apporto credi abbia dato la diffusione sempre maggiore di anime e manga per far scoprire e diffondere la cucina giapponese? A noi, diciamo, ristoratori, sicuramente lo vediamo tanto, perché ultimamente comunque sia dove giriamo, lo troviamo di questi eventi di potrebbe essere dei comics o comunque sia che parlano sia di manga o di anime o di qualsiasi cosa, no? Grazie a, diciamo, i nostri manga giapponesi, che comunque dentro a qualsiasi manga o anime comunque parlano sempre di cucina. Certo. Perché ogni protagonista, soggetto di manga, ama qualche cibo, no? Quindi è quello, ovviamente sono molto i clienti che vengono, o magari chi lo legge, sono molto curiosi di saperlo, quello vero gusto. Quello sicuramente sì, quindi ci ha dato una bella spinta, e ultimamente proprio li vediamo tanti che vengono al nostro locale di cercare quel ramen di Naruto. Certo. Quel tipo, no? Ma addirittura ci sono pure un sacco di anime e di manga di cucina proprio. Sì, che quello proprio in Giappone lo fanno proprio, realizzano, no? Sì. Ci sono dei posti che realizzano questo di dorayaki di Doraemon o magari ramen di Naruto, certo. Ci sono, inventano proprio di tutto. Certo, sono poi giapponesi per la fantasia. Sì. Io adoro, cioè. Mi manca da morire, un volo che riaprano a tutti gli stranieri, perché ci torno subito. Gli italiani e i giapponesi si contendono sempre il primato per la popolazione più longeva, ok? E lascia perdere Okinawa, che comunque quelli sono imbattibili. Quanto pensi influisca il cibo e vedi delle similitudini tra la cucina nipponica e quella italiana, ma oltre a quelle che magari ci hai detto prima, cioè nell'attenzione della realizzazione delle materie prime e del piatto? Sicuramente tutte e due cucine, lasciamo stare dei diversi piatti che ci sono sempre, no? Che potrebbe essere carbonara o magari anche il ramen stesso, comunque ci sono alcuni piatti che comunque contengono tante, diciamo, calorie, comunque certo. Se sono energetiche, no? Certo. Però sono, dall'altra parte ci sono tanti, come dicevo prima, sono due paesi che amano risaltare proprio del gusto delle materie prime e amano tutte e due verdure. Ci sono tante cucine che sicuramente aiutano tanto a far vivere, okay. E poi diciamo che sono tutti e due paesi, magari i giapponesi tutti dicono sono severi, tutto, che però alla fine sono tutti e due paesi che ridono tanto, sì. Quindi amano di mangiare, amano di chiacchierare, quindi queste cose sicuramente due paesi che si somigliano, e sicuramente questo portano a lunga vita, no? Quindi ridere fa bene, ridere e mangiare bene fa bene. Queste sono due cose che è sicuramente fondamentale. Certo. A noi naturalmente sappiamo che il tuo primo locale è quello di Ostiense, abbiamo parlato prima, Akira Ramen, e Akira sta espandendo sempre di più con nuove collaborazioni e nuovi locali. Ma qual è il futuro del marchio di Akira? Allora, sicuramente ancora non possiamo annunciare, ma per l'anno prossimo, diciamo, all'anno prossimo ci sarà una grande novità per il nostro marchio, perché ci sarà un grosso cambiamento. Che già, diciamo, a settembre apriremo un altro locale a Prenestina, sempre a Roma, che dove andremo a servire non solamente il ramen ma tanti altri prodotti. Quindi noi portiamo a quello, diciamo, tradizione, quello, no, quella vera tradizione, vera street food, quindi cerchiamo di dare sempre la nostra, diciamo, quella vera storia, tradizione, come dicevo prima, e l'anno prossimo sicuramente sarà un grande cambiamento al nostro marchio, e frattempo il nostro obiettivo è anche di aprire i nostri store a diverse città, quindi già a diverse, partendo da nord, potrebbe essere Bologna e potrebbe essere delle diverse città di nord, e aprire anche a sud, che magari potrebbe essere pure Napoli. Quindi il nostro obiettivo è proprio di portare la nostra vera cucina a tutti gli italiani. E sicuramente ci riuscirai, sicuramente, spero che ci inviterai all'inaugurazione. Speriamo bene. Senti, altri progetti futuri in generale di cui ci vuoi o puoi parlare? Allora, in questo momento un altro progetto più grande, che più quello che ci teniamo tanto a dirvelo, in questo momento c'è un altro marchio che noi stiamo cercando di mandare avanti, che si chiama Ramen.it, dove abbiamo cominciato di portare un po' di cultura di ramen sia dal Giappone direttamente o magari anche qui in Italia, comunque sia abbiamo dato sempre per i ramen lovers, diciamo così, okay. Diciamo così, che abbiamo portato tante culture e prodotti,
E adesso da settembre usciranno del ramen impacchettato, termosigillato, quindi con quello che vanno, noi prepariamo, termosigilliamo, che arrivano ai frigo, quindi entrare un po' al lifestyle delle persone, quindi quello che noi desideriamo nel futuro, che magari una volta ogni 2 settimane a mangiare un po' a casa qualche prodotto giapponese con la vera, no? Okay. E questo è un po' il progetto che stiamo mandando avanti, che da settembre partirà. Quindi come questo cerchiamo di un po' di sorprendere, no? di poter portare quella vera nostra tradizione agli italiani. In ogni modo ci sarà possibilità di fruire del ramen, cioè. Anche da Trieste, anche da Sicilia. Beh, questo è bellissimo, quindi ragazzi, chi non conosce Akira Ramen, mi raccomando, andate subito a informarvi e vi assicuro, cioè, vi metto la faccia, vi assicuro che è il miglior ramen che abbia mai assaggiato in Italia. Quindi grazie ancora veramente, grazie per il tuo invito, grazie per il tuo tempo. Grazie. E adesso vi offriremo il ramen sicuramente, quindi mangerete e poi raccontate. E quindi lo faremo vedere. Ok, grazie Akira. Grazie mille. Ciao.